sulla testa. Vito Antonio, ti interrompo un attimo, volevo andare da Romano Bianco, buongiorno, benvenuto, perché lei in questo libro, Via Fani, ore 9.02, è riuscito a raccogliere tutta una serie di testimonianze di chi quel giorno si trovava lì, no? Dai vicini di casa, da chi era di passaggio, da semplici ragazzi che magari, non so, toglievano la catena al motorino. Sì, e certo, che avevano... devo precisare che non sono l'unico autore del libro. No, insieme a Manlio Castronuovo, mi scusi, sì, assolutamente. Sì, noi ci siamo conosciuti nel 2008 con Manlio Castronuovo e è nata un'amicizia e una collaborazione, abbiamo scoperto un interesse comune per il caso Moro e ci siamo orientati verso le testimonianze oculari perché noi credevamo che si potessero dare delle risposte analizzando le testimonianze oculari o ulteriori risposte. E chi avete incontrato? I vicini? Abbiamo di casa, incontrato lavandaie che aprivano la lavanderia, edicolanti che aprivano l'edicola, lavoratori che accompagnavano i bambini a scuola prima di andare a lavoro, gente comune. Gente che in un giorno qualsiasi, mentre si appresta a compiere le manovre abituali della vita di tutti i giorni, svolta l'angolo sbagliato e sbatte contro la storia. Romano, testimonianze che pensi abbiano aiutato e gli inquirenti e voi a capire ancora qualcosa in più? Ci siamo accorti analizzandole che la maggior parte di esse sono state trascurate. Qui si aprirebbe tutto un discorso sul perché e sul per come, però... ci sarebbe molto da approfondire, più di quanto non sia stato fatto, sui testimoni oculari. Che sta succedendo?